Bisogna crederci, crederci, fino in fondo. Con ogni più piccola fibra, bisogna rischiare, sempre e tutto. Azzardare. E questa è la parola chiave. Azzardare. Prima dell'inizio ero uno dei pochi che ci credeva. Sono le 8:40, Angolo B comincia anche questa mattina. Ci faranno anche dei film sulle notti magiche del 2006. Chissà. Mi ricordo che ho scommesso 30 euro su internet e tutti mi dicevano, ah, 30 euro persi. Adesso invece tutti, sai, sono convinti che ce la possiamo fare. Noi possiamo iniziare invece? Noi sì. Cominciamo a guardare brevemente i giornali di oggi, che peraltro sono tutti concentrati sull'argomento. A nessuno di noi ce ne frega un cazzo del calcio. Urlo dei 50.000, una folla immensa dell'ufficio del Carlino davanti al maxi schermo in una serata incredibile. Non so, è iniziato sto campionato che è davvero... Non è che facevo quello che, cioè davvero non poteva fregare di meno. Io non è che non mi interessa niente del calcio, però il baseball mi manda fuori di testa. Non me ne frega niente, di niente, di niente. Perché c'è un dato che vi volevo sottoporre. Ci sono sempre 20-25 milioni di telespettatori alle partite. Un dato impressionante. Ma gli altri 30 milioni di italiani cosa fanno? A me capita che per quel periodo sto meglio. Le ultime partite che ho visto è stata nell'82. Poi a un certo punto sono iniziata questa serata a casa di Luca e mi hanno stupito a me per primo. Il tifo italiano, il tifo organizzato italiano, che cosa prepara per la finale? Che cosa si aspetta dalla finale? Secondo me siamo una squadra compatta, Lippi ha una persona in gamba, ce la possiamo fare. L'importante non è partecipare, l'importante è vincere. Le vostre medagliette del cazzo con la scritta sopra c'ero anch'io, io non sono da ventilarle. E se quei mondiali si aprisse una strada, che ne so, cioè se succede qualcosa,